E benvenuti, e qui siamo in un nuovo episodio di FIFA 16. Dopo tanto tempo siamo tornati finalmente con la nostra Fruttotifision 1. La nostra rosa era un misto tra Germania, Francia, Italia. E però c'è un problema: io la squadra la voglio fare inglese. Quindi, visto che siamo in un periodo natalizio, cosa non c'è di più bello che i pacchetti natalizi? Quindi io avrei due pacchetti, vediamo un po'. Pacchetto Mega, il più grande pacchetto disponibile con 30, sì, 30 oggetti, 26 euro di 18 rari. E che troviamo? Bonucci, Bonucci! Guardate, questo pacchetto tanto acclamato e troviamo Bonucci, che dire, un delirio, no? Ecco perché siamo contenti, la divisa del Milan, la terza divisa della Fiorentina, Fekir doppione. Cioè, guardate la squadra della settimana. Guardate la squadra della settimana. Cioè, io dico, no? Anziché darmi un Khedira, un Bonucci, io pensavo che Armani fosse soltanto una marca. Ora c'è Armani Viola, ed è un portiere. Poi abbiamo Ruffier, 84. Abbiamo Özil, Verratti, Benzema, Jones, Mandzukic e Gareth Bale, 95 di velocità. Una Ferrari. Ma vabbè, abbiamo anche Stindl. Dai, su. Lo skippiamo. Mamma mia. Questo è il ringraziamento. Siamo sotto Natale, siamo tutti più buoni. Non ti vuole nessuno. Oh. Abbiamo trovato il giocatore più nero di tutti. Non si vede nessuno. Immagina al buio come sarà. In pratica quando apre più gli occhi sarà tipo un semaforo. Sto Collins ha tanto l'idea di un corridore vecchio stile. Day 2. Raga, oggi è Santo Stefano, sono altri regali. Chi tu premi i giocatori in prestito? Quattro giocatori in prestito. Cioè, ecco il regalo di Natale, Hummels, Mats Hummels. Cioè, non è che sia scarso, ma non mi interessi. Cioè, a Natale sono questi i regali. Un applauso, signori, un applauso. Per questo nuovo episodio leveremo per giocatori che sono un po' il nostro punto debole e li andiamo a sostituire con Starke, il portiere del Bayern Monaco, tedesco. Il giocatore più lento del gioco, Emre Can del Liverpool. Can è un cane praticamente lui abbaierà in campo a rincorrere gli avversari. Che ora magicamente lo vedrete CC perché ho messo il modifica ruolo. Dai. A few moments later. Two hours later. Eternity later. Oh, abbiamo trovato un avversario dopo 20 minuti. No, raga, non sto scherzando. Da Natale siamo a Pasqua. Non mi interessa chi sei, corsari. Tra parentesi sono sempre le 2 di notte. Vabbè, tosta. Insigne, Buonaventura, Bach. Tutti della serie, insomma. Questo episodio è un po' particolare perché abbiamo degli ospiti qui con me. Guarda che avete fatto questa canzoncina senza senso, vi potete anche presentare. Ditemi qualcosa. Che aspetta, aspetta. Che dovrei aspettare? Gli agitori! La pignata! La cucaraccia? Sì, ma se parlate più piano, io vi capisco. No, così è incomprensibile. Io, no, no, no. Un po', cioè, non li sto capendo. Dio santo, non più, ma mi sta facendo distrarre. Ma non fate le pernacchie, ma così è peggio. Dai, ma cioè, perché le pernacchie? Guarda, vedi che si imbarazzano per te, cioè, sta per te. No, non sta buono con la banana, sta buono con la banana. Mele due, mele due, aspetta. Guarda, fatto a sbagliare? Come hai fatto? Non mi fare le pernacchie. Così è peggio. Maledetto Minion. Rispinto. Piedi da terra da stiro. Qualche coro di supporto ce l'avete per me? Non c'è un coro.
mi accorgo comunque, lasciamo perdere. Mi accontenterò. Non capisco come facciano a garbare questi mostriciattoli gialli. Parlano una lingua incomprensibile. Fekir, Nabir, Nabir Fekir, ma finta dai. Oddio, oddio, Fekir. Cosa, che è successo? Minion, ci siete ancora? Fatemi un po' di compagnia. Oh, hello papagena, tu le bella con la papaya. Non litigate, eh. Non litigate. Ora, mi ci manca pure che voi mettete a litigare e io così non ci capisco di niente. Sembra una partita. Un discorso sensato con voi no, eh. Proprio senza discorsi intellettuali. Va avanti, Sturaro. What a player! Mamma mia, Sturaro, cosa ci stava facendo? Sulla prima parata del nostro portiere. Bravo, portiere. Una parata pazzesca. Dai, non mi fischiare ora. Non mi fischiare. Ok, tipo Tara. Che bastardo. Dai, magari faccio il gol. Io non voglio il vostro sostegno. Aiutatemi a bloccare la partita. Aiuto, se lasciamo mettere il secondo contro noi siamo... Oh! Collisioni. Non mi fare queste cappellate. No, no, portiere. Chi ti chiama? Stuart? Ma credo? No! Oh, mamma mia, questo ship. Se lo fa così spengo la play. Da rage quit mi importa un cazzo. La spengo. Oddio. Fekir? No. Che porta cazzo, dai, ma che stai a fraseggiare? Cos'è? Cos'è? Che fallo è? Che fallo è, arbitro? Dai, Minion, ditemi qualcosa, dite qualcosa. Ma riportate fortuna. Qualsiasi cosa, sì, qualsiasi cosa. Banana! Vabbè, no, capire, io così non capisco. Chan, Emre Chan. Oddio, Emre Chan. Oh mio dio! 1-0! Il campionesimo! Prima partita di Emre Chan! Che esordio, signori! Tanto che bocca! Però, signori! Guardate la vita! Guardate la personalità di questo ragazzo che si fortisce nella cipicchia! Allora, vaffanculo! Melina, non la devi toccare, eh! Hai visto Sturaro? Piazzala! No, l'ha bloccata! Come ha fatto a bloccarla? Oddio, il pallo! Ti ha preso! No, dai, finiva! Dai! 2-0 andava a nanna. È finita! Andiamo a Berlino! No. Minion, mi mancano 2 punti per andare in divisione 9. Cioè, abbiamo più di 150 iscritti, non fatemi fare brutte figure, eh. Sapete che ci guardano poi. Quelli che guardano il video poi ci prendono per il culo perché sapete parlare, non si capisce quando parlate. Ecco qua. Come non detto, vabbè, se si andiamo avanti che è meglio. Scusate raga, ma ho avuto dei problemi con la PlayStation. Nei primi 20 minuti di questa partita sono partiti tutti, ma non ci siamo persi niente. Ha fatto 2 tiri lui, 0 io. La squadra non è niente di che. Ha qualche giocatore, sì, però l'intesa non ce l'ha. È un po' equilibrata, dai. Considerato che noi non abbiamo niente di che. Facciamo finta che non sia successo niente e diamo il meglio ora, eh. Oddio, il giapponese davanti alla porta. Il giapponese è inutile. Dove cazzo tiri? Non mi devi deludere. Dai, dobbiamo fare 3 punti, eh. Dobbiamo fare 3 punti perché qui è la divisione 9 che ci aspetta. Bella Fekir. No. Ma qui a FIFA. Cioè, se fai così a FIFA con tutti i giocatori contro, ti segnano per forza. Cassani. Inspiegabilmente in attacco. Cassani. Ti cala dentro. Sapete visto che si chiama X Black Shots Deep LOL. Vai, radio. No, che palla. Oddio. Ho perso lo scrittino. È partito. Perché io, se vi ho portato nella serie, no? Vi ho chiamato perché mi serve il vostro supporto. Ma non importa. Dai, la mister mia. Tu l'hai bella con la papaya. Utilizza il punto dove c'è la banana! Che si comincia un cazzo. Dai, sembriamo dell'Isis, ragazzi.
Però ci porta al trionfo. E va bene uguale, non ci fermiamo. Perché gli iscritti vogliono anche i gol, non solo gli 1-0. Quindi portiamoglieli. Sturaro, vai col destro! Ma cosa ha parato? Ci stai levando la gioia. C'erano già i minion tutti pronti a scattare in aria. Oddio, Chan, non lo marcano. E dove? Oddio, è passato! È passato! È passato! Palo, no! Palo, aspetta, non è... No, che fai il colpo di tacco in area di rigore? Mertesacker è alto 2 metri. Oddio. Giapponese? No, l'ha anche deviato, cazzo. Ma certo che dai, un po' di un rimpallo. Dobbiamo chiuderla, eh? No, 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 no. Si è incazzato, mi hanno messo con il gatto. Dio santissimo. Il coreano è impazzito, ha perso la testa. Chan! Chan! Oddio! Oddio! Oddio, 10. Vabbè che ci hanno levato più scarso, però dobbiamo soffrire tutti insieme ora. Siamo ultra difensiva. Ora tutti a mettere dislike. Highway non sai giocare. Mertesacker! No, non lì, brutto. È arrugginito. Anzi, sono da solo. Beh, aspetta, cazzo, mi sono tra difensiva. Oddio, regolare. È posizione regolare. 2-0, 10 contro 11, 2-0. Ora sì, scatenate i minion e non difendete più i minion, sono partiti, mi perseguiteranno. Nella cipicchia c'è, sta arrivando il trionfo della cipicchia, perché ci crediamo nella favola di questa squadra. E Tesaker, stiamo registrando, non facciamo figurette del cazzo, grazie. Sul 2-0 che siamo un po' più sciolti, potete anche lasciarli andare, eh. Se avete qualche dichiarazione, potreste anche essere comprensibili. Sarebbe male. Comprensibili. Fekir, Fekir, come Cristiano. No, 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 non mi vada la questa azione. Era un cost to cost magnifico. Guarda che faccia. Oddio. Per Mertesacker. Fallo. Gli è partita la gamba. Ora, no, ora corre alla metà di quello che correva prima. No, vabbè, è infermabile. No, è partito lo script. No, lo script no. Eder, vai, vai, Maradona. Oddio, Eder, infermabile, infermabile. Il portiere ci deve rovinare tutto. Fekir, qui facciamo il terzo. Perché il 3-0 ci sta, è più scenografico come risultato. E finisce qui il trionfo della Cipicchia, divisione 9. Siamo ancora imbattuti dopo 2 episodi. Cipicchia c'è, guardate questo giocatore col numero 23 sulla schiena. Quell'altro ha perso anche i capelli. Che dire, ragazzi? Come sempre, lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi, condividete il video. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo episodio un po' particolare in compagnia dei Minion. Tanto per rendere quel pizzico di allegria in più che non può mai mancare. Se volete, magari episodi simili a questo con altri personaggi che potrebbero far compagnia durante The Division 1, fatemelo sapere, lasciate un commento qui sotto. Alla prossima, ragazzi! Ciao.